Sir Arthur Conan Doyle, 1858-1930, fu il celebre autore delle avventure di Sherlock Holmes. Divenne fervido sostenitore dello spiritismo in seguito ad un fenomeno di apporto da lui osservato verso il 1885. A partire dal 1918 iniziò una serie di conferenze in Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica e stati nordici europei per diffondere lo spiritismo. A chi lo accusava di eccessiva credulità, rispose: un uomo credulo non impiega 20 anni di letture e di esperimenti prima di giungere a conclusioni definitive. Devo dire una parola o due per sincronizzare la mia voce, se ho capito bene. Ci sono due cose che le persone sempre mi chiedono. Uno è come sono diventato lo scrittore delle storie di Sherlock Holmes. L'altra, di come sono stato coinvolto con le esperienze psichiche e perché mi interessi tanto per questa materia. In primo luogo, le storie di Sherlock Holmes. È stato questo, ero giovane e in quel momento, dunque, possedevo formazione scientifica e leggevo occasionalmente romanzi polizieschi. Tuttavia, mi dispiaceva che nei vecchi romanzi polizieschi gli investigatori sembravano sempre ottenere risultati fortuitamente. E così non risultava chiaro come ottenevano la soluzione del caso. E ci riuscivano davvero, ma senza spiegarla. A me non sembrava un gioco onesto. Intendo che si dovrebbe spiegare in che modo si giungevano a tali conclusioni. Così ho iniziato a pensarci e mi sono chiesto: perché non introdurre il metodo scientifico nel lavoro investigativo? Quando ero studente, c'era un vecchio professore di nome Bell, che aveva un ragionamento deduttivo estremamente efficiente. Egli guardava il paziente e senza che egli aprisse bocca poteva fare una diagnosi della malattia, l'origine del paziente, la sua occupazione e altro, solo col suo spirito di osservazione. Così fu naturale per me capire che gli uomini di scienza come Bell avrebbero potuto lavorare come detective. Egli non investigherebbe a caso, egli si sforzerebbe di trovare una soluzione, scientificamente. Poi, con questa linea di pensiero, è facile immaginare che sorse un nuovo pensiero, una nuova idea di detective ed era un'idea che mi interessava sviluppare. Ho pensato a innumerevoli espedienti, innumerevoli dettagli con i quali questo detective potrebbe raggiungere le sue conclusioni. E ho cominciato a scrivere storie basandomi su queste premesse. Inizialmente queste storie non hanno suscitato molta attenzione,
ma poi ho cominciato a scrivere brevi avventure una dopo l'altra, pubblicate mese dopo mese sulla rivista Strand Magazine. Le persone cominciarono a capire che erano racconti polizieschi diversi dai precedenti, che c'era una novità e hanno iniziato a comprare la rivista. E le storie hanno avuto successo, e io con loro, e siamo insieme da allora. E da quel tempo Sherlock Holmes ha conquistato il suo spazio. Ho già scritto su di lui molto, oltre quello che mai desideravo, ma sono stato costretto a scrivere ai tanti amici gentili che vogliono sapere sempre di più. Ed è in questo modo che accade questa crescita mostruosa, da un piccolo seme. Ma la verità è intrigante, e come tante persone nel mondo, sono convinte che egli esiste veramente. Ricevo lettere indirizzate a lui, altre chiedono il suo autografo, ricevo lettere indirizzate a Watson, il suo stupido amico. Anche le ragazzine desiderano lavorare come collaboratrici. Una di loro, sapendo del suo allevamento di api, mi ha scritto come esperta nella segregazione della regina, ossia si è presentata per diventare una collaboratrice di Sherlock Holmes. Non so se posso dire qualcosa di più specifico su di lui. Ma quanto all'altro argomento, che è ovviamente molto più importante per me, sul mio interesse per le questioni psichiche, è curioso che le mie prime esperienze in questa direzione si sono verificate nel momento in cui Sherlock Holmes si stava sviluppando nella mia mente. Successe intorno al 1886-1887. Quindi non si può dire che ho sviluppato le mie opinioni sulle questioni psichiche avventatamente. Già sono passati 41 anni da quando scrissi un articolo a riguardo che è stato pubblicato in una rivista chiamata Light e così iniziai a dedicarmi al soggetto. In questi 41 anni non ho mai perso un'occasione di leggere, studiare e fare esperienze sull'argomento. Le persone chiedono perché non scrivo più storie di Sherlock Holmes e io certamente penso che sia improbabile che ciò accada. Allo stesso tempo, man mano che invecchio, lo spiritualismo cresce intensamente e diventa sempre più importante e credo che i pochi anni che mi rimangono saranno dedicati molto di più in questa direzione rispetto alla letteratura. Naturalmente non smetto di scrivere, dopo tutto è come mi guadagno da vivere, ma i miei principali pensieri si rivolgono alla divulgazione, se potrò, della conoscenza che possiedo in tema psichico e pubblicare il più possibile tra i sfortunati. In nessun momento mi propongo come inventore dello spiritismo, e nemmeno che io sia il suo principale esponente. Ci sono innumerevoli grandi medium, innumerevoli ricercatori psichici, ricercatori di tutti i tipi. Tutto quello che desidero è essere una specie di grammofono sull'argomento, per andare avanti, trovare le persone faccia a faccia e farle capire che non è una sciocchezza, come spesso è definito, e sì una grande filosofia e, come ho capito, la base di tutti gli avanzi religiosi nel futuro dell'umanità. Mi sono incontrato con dei medium buoni, cattivi, indifferenti, più di qualsiasi altra persona vivente. In ogni caso, con una grande varietà, perché sto viaggiando tanto per il mondo. Sono stato in Australia, Stati Uniti, Africa del Sud e tutto ciò che c'è di meglio in questa materia è stato messo a mia disposizione. In modo che, quando le persone vogliono contraddire, senza avere alcun tipo di esperienza, senza letture e magari anche senza mai aver viaggiato, potete immaginare che non prendo le loro posizioni molto sul serio. Quando discuto questo argomento, non discuto di qualcosa che credo, non parlo di quello che penso, parlo di quello che conosco. C'è una differenza enorme, credetemi, tra credere in qualcosa e conoscere questa cosa. E parlare di qualcosa con cui ho contatti, che vedo e sento con le mie orecchie e sempre con testimoni,
non può dunque essere una semplice allucinazione. Generalmente la maggior parte di questi esperimenti ha 6, 8 o 10 testimoni e tutti vedono e sentono lo stesso che vedo e sento io. Gradualmente mi sono coinvolto e mi sono convinto. Ho studiato l'argomento regolarmente, ma fu solo al tempo della guerra, quando i nostri splendidi e giovani fratelli sparivano dalla nostra vista e tutto il mondo si chiedeva: che cosa sarà stato fatto di loro? Dove sono? Cosa fanno ora? Sono dissipati nel nulla o continuano ad essere i grandi fratelli che conoscevamo? Fu solo in quel momento che ho capito l'enorme importanza che è per l'umanità conoscere di più su questo tema. Con questo mi sono buttato più seriamente nella ricerca e sentii che lo scopo più elevato che avrei potuto dedicare alla mia vita sarebbe stato cercare di trasmettere a tutto il mondo qualcosa di questa conoscenza e questa certezza che io stesso avevo acquisito. Senza dubbio, i risultati sono stati giustificati. Sono sicuro che ci potrebbe essere una stanza in casa mia con lettere che ricevo segnalando la consolazione che i miei iscritti e le mie conferenze su questa materia hanno fornito. Più di una volta hanno potuto sentire il suono di una voce che si era spenta, sentire il tocco di una mano che se n'era andata.